Sul finire del XVIII secolo, la corona francese si trova a dover affrontare i nemici più feroci che abbia mai avuto, i suoi stessi sudditi. Istigato da un uomo d'eccezione, il popolo riuscirà a sbarazzarsi di un re negligente e di un'odiosa regina, per trasformare finalmente la Francia in una repubblica democratica. ...1794... prigione della Conciergerie, una fortezza impenetrabile situata sulle rive della Senna a Parigi. Umida e infestata dai topi, essa è nota come l'anticamera della morte. Tra poco la voce del popolo si ammutolirà per sempre. Maximilien de Robespierre si prepara a salire sul patibolo per essere ghigliottinato. Sarà costretto a pagare con la vita i massacri da lui stesso voluti. Negli anni in cui la rivoluzione francese conobbe i suoi giorni più tristi. Con la rivoluzione francese la gente cominciò a credere nella possibilità di trasformare la società e le istituzioni. Era finalmente giunto il momento di liberare l'uomo dalle ingiustizie del passato. La rivoluzione francese fu il burrascoso inizio di un processo evolutivo che avrebbe cambiato il mondo per sempre. I contadini non accettano più una struttura di potere che vede la nobiltà terriera manovrare le leve del comando e insorgono contro i loro oppressori. È la scintilla di una deflagrazione i cui effetti si propagheranno oltre l'Atlantico. Nel corso della storia si sono verificati molti eventi che hanno avuto delle profonde ripercussioni sociali, ma niente ha sconvolto il mondo più della rivoluzione francese. Per comprendere la gravità del fenomeno basti pensare alle conseguenze che ebbe: esautorazione del clero, della nobiltà e della stessa monarchia. La rivoluzione francese avrebbe inaugurato un nuovo corso degli eventi, dando pane ai poveri e un regime democratico alla Francia. Ma le conquiste del progresso impongono sempre un prezzo da pagare. L'entusiasmo e la speranza iniziali si trasformarono ben presto in sete di sangue. Per il carattere cupo ed ombroso, il moralismo intransigente, l'assoluta dedizione alla causa rivoluzionaria e l'austerità della vita, Robespierre si era conquistato il soprannome di incorruttibile. Il suo ascendente sulle masse era talmente forte che gli bastava un breve discorso per mobilitare un'intera città. Brillante oratore, la sua appassionata eloquenza viene per sempre messa a tacere da un proiettile che gli frattura la mascella. Dopo aver fatto decapitare tutti gli oppositori del governo rivoluzionario, adesso è Robespierre a dover salire sul patibolo. ...16 maggio 1770. È una tranquilla giornata primaverile e a Versailles nessuno può prevedere la tempesta che sta per abbattersi sulla Francia. Il castello ha aperto le porte a tutti gli esponenti della nobiltà dorata che gravita intorno alla corte reale. La reggia, la più sfarzosa di tutta Europa, era stata completata nel 1682, secondo i dettami imposti da Luigi XIV, che aveva voluto farla costruire a 20 km da Parigi per mantenere le debite distanze dai suoi sudditi. Roccaforte ormai quasi centenaria dell'incrollabile monarchia francese, oggi a Versailles si festeggia un matrimonio molto importante. Il principe Luigi Capet, nipote di Luigi XV e diretto ascendente al trono, sta per convolare a nozze. Ma il futuro sposo, che ha appena 15 anni, è timido, impacciato e probabilmente sprovvisto delle doti che ci si aspetterebbe di riscontrare in un sovrano e in un marito. Oltre ad essere tozzo e grasso, Luigi era del tutto privo dell'aplomb che si addice a un monarca. L'amante di Luigi XV, Madame du Barry, lo descriveva come un ragazzo maleducato. Luigi XVI non era in grado di prendere delle decisioni con fermezza.
ed era sempre pronto a farsi influenzare dall'ultima persona con la quale aveva parlato. Il matrimonio è stato combinato per consolidare il prestigio internazionale dell'Austria e della Francia e per porre fine alle annose rivalità tra la casata imperiale austriaca, gli Asburgo, e la dinastia reale alla quale Luigi appartiene, i Borboni. La futura sposa è una 14enne ingenua e attraente, di nome Maria Antonietta. Maria Antonietta era la figlia minore dell'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo. La giovanissima arciduchessa austriaca fu prescelta come il trait d'union che avrebbe dovuto consentire alle due casate di dimenticare gli antichi rancori e di stringere un'alleanza ritenuta necessaria sia dalla Francia che dall'Austria. Ma Maria Antonietta è solo un'adolescente e il suo interesse per la politica è assai scarso. Quando Maria Antonietta giunse a Versailles, non sapeva quasi nulla del paese che un giorno avrebbe dovuto governare. Aveva un'intelligenza vivace, un carattere volitivo, ma era pur sempre una fanciulla. Quando Maria Antonietta arrivò a Versailles, era una affascinante quattordicenne dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. Era consapevole della propria avvenenza e fece di tutto per conquistare il futuro marito e farsi ben volere dalla sua nuova famiglia. Nonostante il minaccioso temporale scoppiato la sera del matrimonio, nei saloni della reggia i festeggiamenti nuziali continuano all'insegna del fasto più sfrenato. Secondo un rituale propiziatorio volto a favorire il concepimento di un erede, la giovane coppia di sposi deve accettare di farsi vedere dalla nobiltà di corte nel proprio letto matrimoniale. I cortigiani assistono deliziati allo spettacolo, ma non sanno che l'agognato erede si farà attendere per molto tempo. Luigi non era interessato né al trono né alla moglie, che non degnò della benché minima attenzione neanche la prima notte di nozze. Ci vorranno degli anni prima che il matrimonio venga finalmente consumato. Ma la mancanza di prole dà adito a pettegolezzi che continueranno per anni a ledere l'immagine della regale coppia. I festeggiamenti nuziali si protraggono per giorni e giorni, mentre nelle campagne la moltitudine dei contadini è ridotta allo stremo a causa della pressione fiscale e dei diritti feudali esercitati dall'aristocrazia. Nel 1763 Luigi XV aveva perso la guerra dei sette anni, combattendo contro l'Inghilterra per la conquista dell'America settentrionale. Le enormi spese richieste dal conflitto e dall'intervento contro la Gran Bretagna nella guerra d'indipendenza americana finiscono per svuotare le casse dello Stato. A ciò si aggiunge un incremento demografico che aggrava ulteriormente le già precarie condizioni di vita dei più poveri. Nel XVIII secolo la popolazione francese passò da 20 a 26 milioni di abitanti, mentre nei due secoli precedenti era aumentata solo di un milione. Questo significava che le bocche da sfamare erano molte di più. Nel 1774 Luigi XV viene colpito dal vaiolo. Resosi impopolare con una politica volta a tutelare il parassitismo della nobiltà terriera, egli muore lasciando la Francia nel caos. Con una sontuosa cerimonia di incoronazione, il principe Luigi viene incoronato re di Francia, col nome di Luigi XVI. Ma il giovane monarca è perfettamente consapevole di non essere preparato per il ruolo che è chiamato a svolgere. Al momento di salire al trono, Luigi XVI si sentiva del tutto spaesato e nonostante avesse ricevuto un'istruzione consona ad un futuro re, egli non si riteneva capace di governare. Appena ventenne, Luigi XVI è l'uomo meno adatto a guidare una nazione completamente dissestata. Nelle sue preghiere, egli si rivolge a Dio dicendo: «Aiutami, Signore, io sono troppo giovane».
Nell'atmosfera ovattata degli appartamenti reali, Luigi e Maria Antonietta si abbandonano ai lussi della vita di corte, mentre a soli 20 km di distanza assume contorni sempre più definiti un nuovo ordine di idee, improntato alla demolizione dell'assolutismo monarchico. È l'inizio di una nuova era, l'era dell'illuminismo. La carrozza reale si allontana da Versailles, diretta al prestigioso collegio parigino Luigi il Grande, dove ad accoglierla si è radunata una moltitudine di sudditi, desiderosi di rendere omaggio al nuovo sovrano e alla sua giovane consorte, giunti in visita a Parigi. In testa al corteo di benvenuto c'è uno dei più brillanti allievi dell'istituto, Maximilien de Robespierre. In quegli anni Robespierre era solo uno studente liceale e quando il re visitò il collegio fu lui a leggergli il discorso di benvenuto che era stato scritto in latino. Il sovrano, annoiato, presta poca attenzione alle parole del ragazzo. Tuttavia, negli anni a venire, i loro destini si sarebbero incrociati in circostanze più drammatiche. Si trattava di un rituale che aveva luogo presso ogni scuola, ma in quel caso l'ironia della sorte volle che Robespierre rendesse omaggio all'uomo che poi avrebbe fatto morire. Ma per il momento il sovrano è accolto con benevolenza. La visita dei reali ha conquistato i cuori dei sudditi, ma nelle loro menti si fa strada una sempre maggior consapevolezza sociale. Sin dal Medioevo la società europea era divisa in tre classi stabilite per nascita. Un abisso separava la ricchezza della nobiltà e del clero dalla povertà delle masse popolari, del tutto escluse dalla vita politica della Francia. Nel corso del secolo la scienza e la ragione lanciano la sfida all'ordine tradizionale. Parigi diventa il centro propulsore di una corrente culturale che arriva a teorizzare il potere diretto del popolo e sfocia in un razionalismo caustico e aspramente critico nei confronti del passato. L'illuminismo. L'illuminismo invita a non obbedire più passivamente all'autorità precostituita e a contrapporre il criterio della verifica razionale ad ogni affermazione di potere. Mentre nell'Europa dell'Ancien Régime non esisteva libertà di pensiero, l'illuminismo impone il rifiuto dell'autorità in campo culturale, intendendo per cultura tutte le manifestazioni dello spirito e della riflessione umana. I salotti parigini pullulano di intellettuali intenti a discutere sui nuovi ideali propugnati da Voltaire, Rousseau e da tutte le menti illuminate che inneggiano alla libertà, alla ragione e all'uguaglianza. La passione per questa nuova corrente filosofica è dapprima molto diffusa nel bel mondo. Ma quando le idee illuministe raggiungono tutti i livelli della società, la spinta per l'eguaglianza mette in crisi lo stesso modello sociale aristocratico. La nobiltà, economicamente inattiva e dedita alla molle vita di corte, si era ridotta ad una presenza sociale del tutto parassitaria, finendo per estraniarsi completamente dalla vita della nazione. Era quindi inevitabile che se ne mettessero in discussione i privilegi. Le idee illuministiche si propagano fino alle colonie inglesi del Nord America, dove gli insorti stanno combattendo per conquistare l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Per vendicare la sconfitta subita da suo nonno, Luigi XVI si schiera dalla loro parte. Per l'intervento militare, il re stanzia ben 2 miliardi di sterline francesi, una somma sufficiente a nutrire per un anno 7 milioni di affamati e ad aggravare ulteriormente il disavanzo finanziario.
Il debito contratto dalla corona francese per intervenire a fianco degli indipendentisti americani finisce per infliggere il colpo di grazia ad una situazione finanziaria resa già grave dalle spese sostenute per le precedenti guerre e dai privilegi fiscali concessi ai nobili. Ma a depauperare l'erario non è soltanto il denaro investito nelle campagne militari. A Versailles, la vita di corte è un susseguirsi di lussuosi cerimoniali che scandiscono ogni momento della giornata. Il risveglio mattutino, la vestizione, i pasti e il prepararsi per la notte. Per rendere meno tedioso il formalismo ripetitivo di questi rituali, Maria Antonietta inventa mode sempre più stravaganti. Maria Antonietta era ossessionata soprattutto dalle acconciature, che raggiungevano altezze esorbitanti e nelle quali venivano inseriti oggetti ornamentali di ogni tipo. Agli occhi di molti, queste creazioni erano assolutamente ridicole, ma testimoniavano la cultura dello spreco che aveva preso piede a corte. Oltre a lanciare mode eccentriche, Maria Antonietta si abbandona al gioco d'azzardo e fa allestire spettacoli teatrali, guadagnandosi ben presto il soprannome di Madame Deficit. Mentre la Francia versava in condizioni economiche disastrose, Maria Antonietta continuava a concedersi abiti lussuosi e gioielli a non finire. Era un po' come l'Imelda Marcos di allora. Ma tra tutti i debiti contratti dalla regina, il più gravoso è rappresentato dall'erede al trono che essa deve dare alla Francia. Sposati ormai da 7 anni, Luigi e Maria Antonietta non hanno ancora avuto un figlio. E la posizione della sovrana diventa sempre più imbarazzante. Il compito della regina era quello di assicurare un erede al trono. E poiché questo tardava ad arrivare, il popolo cominciò ad esprimere la sua insoddisfazione, affermando che il re non avrebbe dovuto sposare un'arciduchessa austriaca, che non è neanche in grado di dargli dei figli. Maria Antonietta si trova in una situazione disperata. Suo marito possiede un appetito formidabile, ma solo per il cibo. In una lettera tra l'ambasciatore d'Austria e Maria Teresa, l'imperatrice, quest'ultima si chiede: ma se non basta neanche una bella ragazza come mia figlia Maria Antonietta a risvegliare il desiderio di quell'uomo, allora qual è il problema? Luigi XVI e la sua giovane moglie non furono in grado di concepire figli per ben 7 anni e poiché si sapeva che il re coltivava l'hobby della lavorazione del ferro, cominciarono a diffondersi delle canzoncine salaci su Luigi il fabbro, che non riusciva a trovare il buco della chiave. Questa situazione incresciosa spinge gli ambienti di corte ad esercitare pressioni sempre più forti sul sovrano, la cui frustrazione raggiunge il culmine quando gli viene diagnosticata una patologia chiamata fimosi. Luigi XVI aveva una malformazione congenita che rendeva l'erezione estremamente dolorosa. Fu solo quando il sovrano vinse la paura e accettò di sottoporsi a un intervento chirurgico che il matrimonio finalmente poté essere consumato. Superati gli ostacoli anatomici, la coppia mette al mondo una bambina, Maria Teresa. Ma questo non basta a reintegrare il buon nome della regina. Sin dal 1780 circolavano opuscoli diffamatori sulla coppia reale, contenenti immagini pornografiche, in cui il re veniva descritto come un impotente e la regina come una prostituta al centro di una corte corrotta e depravata. Nel 1788 una gravissima carestia colpisce le campagne, provocando una notevole riduzione del raccolto e il conseguente aumento del prezzo della farina. Le masse contadine si trovano ben presto prive dell'unico cibo che possono permettersi, il pane. Ma naturalmente le ristrettezze si fermano davanti ai cancelli di Versailles. I sovrani continuano a sperperare denaro e il popolo, esasperato, decide di muovere delle accuse al monarca in persona. Sapete perché ci sono tante persone che muoiono di fame? Perché l'opulenza del vostro vivere divora in un giorno ciò che basterebbe a sfamare 1000 bocche.
A far sentire la propria voce è lo stesso uomo che solo qualche anno prima aveva reso omaggio al re e alla regina, Maximilien de Robespierre. Sarà questo giovane avvocato a gridare alla libertà, all'uguaglianza, alla fratellanza e a innescare la rivolta. Alla fine del Settecento, Versailles è ormai nota come l'oasi della dissipazione, mentre intorno ad essa gravita un'intera popolazione ridotta alla miseria. Ma Luigi XVI e Maria Antonietta non sembrano neanche accorgersene. Per superare la grave crisi finanziaria, il sovrano decide di aumentare la pressione fiscale. Ma le masse, soprattutto quelle rurali, non sono più in grado di sostenere nuovi tributi. Il tentativo di introdurre delle riforme che prevedono l'applicazione di un'imposta a tutti i proprietari terrieri si scontra con l'opposizione della nobiltà. E all'oscurarsi della congiuntura economica si aggiunge l'ondata di freddo più rigido che in 90 anni la Francia abbia mai conosciuto. La carestia verificatasi tra l'estate del 1788 e la primavera del 1789 fece sentire i suoi effetti sia nelle campagne che nelle città. Il raccolto fu pessimo ed il prezzo del pane non tardò ad aumentare, provocando disordini dappertutto. Per la maggior parte della popolazione francese del XVIII secolo, il pane è l'unica fonte di sostentamento. A quell'epoca i francesi appartenenti ai ceti meno agiati consumavano quasi un chilo di pane al giorno, l'unico tipo di cibo che erano in grado di comprare. Ben presto la carestia e la folle politica fiscale voluta da Luigi XVI portano il prezzo della farina alle stelle. Crisi economica e mobilitazione ideologica si uniscono nell'animo popolare, in una miscela esplosiva. In tutta la Francia scoppiano tumulti. Le case vengono saccheggiate. Le panetterie assaltate. E i negozianti sospettati di nascondere scorte di pane sono linciati a sangue da una popolazione accecata dalla rabbia e dalla fame. Per evitare la bancarotta, Luigi XVI è costretto ad avvalersi della collaborazione di Jacques Necker, un uomo molto più gradito al popolo di quanto non lo sia il sovrano. Jacques Necker era senza dubbio il ministro delle finanze più popolare di allora. Egli era infatti convinto che il carico fiscale dovesse essere ripartito più equamente e che il dovere del governo fosse quello di garantire che l'intera popolazione avesse pane a sufficienza. Ma i notabili chiamati a ratificare il progetto di riforma fiscale presentato da Necker vi si oppongono e chiedono la convocazione degli Stati Generali, che non venivano più riuniti da 175 anni. La Francia pre-rivoluzionaria era suddivisa in tre stati, politicamente rappresentati in Parlamento. Il primo stato era costituito dalla nobiltà, il secondo dal clero e il terzo dalla borghesia. Ma i primi due ordini rappresentavano solo il 3% della popolazione. In seno agli Stati Generali, la votazione avveniva per gruppi, un voto per la nobiltà, uno per il clero e uno per il terzo Stato. In questo modo l'aristocrazia veniva a ottenere automaticamente la maggioranza. 4 maggio 1789. Robespierre giunge a Versailles in qualità di deputato presso gli Stati Generali. Sarà questo giovane avvocato e brillante uomo politico ad ergersi a paladino di una popolazione ormai esasperata da condizioni di vita insostenibili. Rimasto privo dei genitori fin dall'infanzia, Robespierre riesce ugualmente a frequentare i collegi degli oratoriani di Arras e Parigi e a laurearsi in legge alla Sorbona. Imbevuto di filosofia illuministica, si distingue subito per le sue qualità oratorie e per il carattere avanzato delle sue proposte, volte alla difesa di tutte le libertà e all'affermazione dell'uguaglianza tra gli uomini. Robespierre era un illuminista convinto, tant'è vero che le cause che perorava in qualità di avvocato lasciavano trasparire chiaramente le nuove dottrine apprese nei salotti parigini.
All'indomani dell'apertura degli Stati Generali, il Terzo Stato reclama il voto individuale e non per ordine, incontrando il fermo rifiuto del clero e della nobiltà. Luigi XVI tenta di domare la rivolta della borghesia, facendo chiudere la sala dell'assemblea. Quando il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato trovarono le porte chiuse, decisero di riunirsi nella sala della Pallacorda, dove prestarono il giuramento di non separarsi sino a quando non fosse stata proclamata una nuova Costituzione. Ormai convinti di esprimere gli interessi della nazione, i rappresentanti del Terzo Stato si proclamano Assemblea Nazionale. Il giuramento della Pallacorda è uno dei momenti più significativi di tutta la storia della Rivoluzione francese. Il Terzo Stato si riunì in una specie di campo da tennis coperto, resistendo ai ripetuti inviti del re a ricongiungersi agli altri due ordini. Alla fine fu il sovrano a dover cedere. E così Luigi XVI è costretto ad approvare l'Assemblea Nazionale. Nel programma di riforme che propone, il re acconsente all'uguaglianza fiscale, ma mantiene espressamente tutti i diritti feudali e signorili che costituivano le basi sociali dell'Ancien Régime. Le vittorie riportate dal Terzo Stato furono soltanto parziali, tanto più che la monarchia e l'aristocrazia rimanevano fermamente contrarie a qualsiasi vera concessione. Ed il ricorso all'esercito da parte di Luigi XVI lo dimostrò nel modo più evidente. Preparandosi a un colpo di forza, il re fa circondare Parigi da 30.000 soldati. Per difendersi, i parigini organizzano una propria milizia armata, la Guardia Nazionale. I rivoltosi prendono d'assalto le armerie e si impadroniscono di più di 28.000 fucili. Manca solo la polvere da sparo. Ma gli insorti sanno dove trovarla. Nel centro di Parigi c'è una fortezza alta 30 metri, conosciuta come il simbolo del potere feudale, la Bastiglia. Nei suoi magazzini sono stivate le riserve cittadine di polvere pirica e nelle sue celle sono rinchiusi e orribilmente torturati i prigionieri di Stato. La Bastiglia era sempre stata l'emblema dell'assolutismo monarchico francese ed era tristemente nota come luogo di indicibili torture. 12 luglio 1789. Luigi XVI esonera dal suo incarico Jacques Necker, che con le sue riforme fiscali si era guadagnato le simpatie del popolo, ma non dell'aristocrazia. La notizia ha l'effetto di una bomba. E a poche ore dal licenziamento del ministro, a Parigi esplode la rivolta. Il 14 luglio la popolazione insorge, riversandosi nelle strade con una bandiera di tre colori, il rosso e il blu che simboleggiano Parigi e il bianco della dinastia dei Borboni. Nasce il tricolore. Dalla massa inferocita si sente una voce gridare: «Alla Bastiglia!». Espugnando la Bastiglia, gli insorti intendevano far capire al re che non si sarebbe potuto sbarazzare dell'Assemblea Nazionale e che l'intera popolazione avrebbe sostenuto la rivoluzione borghese con tutte le proprie forze. Quando apprende dell'insurrezione, il governatore della Bastiglia, Bernard de Lunay, tenta di asserragliarsi all'interno della fortezza, ma inutilmente. I rivoltosi riescono a impadronirsene con un furioso assalto. Nonostante il governatore si arrenda, gli insorti lo travolgono e lo trascinano per le strade, dove viene linciato a sangue e ripetutamente pugnalato. Ormai agonizzante, l'uomo supplica di essere ucciso e la folla lo accontenta, infliggendogli il colpo di grazia. Dopodiché gli taglia la testa e la infilza su un palo, inaugurando un macabro rituale destinato a ripetersi fin troppe volte. I deputati dell'Assemblea Nazionale non condannarono quell'esplosione di violenza, anzi l'approvarono, convinti di agire nell'interesse della nazione. Ma avallando quella linea di condotta, essi finirono per favorire l'estensione della rivolta a molte altre città francesi e alle campagne, dove si scatenò un'ondata di brutalità incontrollabile.
Mentre la Bastiglia è ancora in fumo, Luigi XVI torna da una battuta di caccia e sulla pagina del suo diario, datata 14 luglio 1789, annota di non essere riuscito a prendere nulla. Un servitore lo interrompe per comunicargli la notizia dei tumulti e della presa della Bastiglia. Il re gli domanda: «È una rivolta?» «No, sire», gli risponde il servitore, «è una rivoluzione». Dopo la conquista della Bastiglia, gli eventi precipitano. Determinato ad abbattere per sempre il vecchio regime e a farsi strada nella gestione del potere, il popolo si accanisce contro i muri della fortezza, demolendoli a mani nude, mattone dopo mattone. Distruggendo quella roccaforte, si vuole cancellare il passato. Ormai è il punto del non ritorno. La folla insorta voleva smantellare la Bastiglia ad ogni costo, ma non disponendo di un quantitativo sufficiente di esplosivo, lo fece con le proprie mani. I mattoni della fortezza distrutta furono poi venduti come simboli del dispotismo monarchico, ormai definitivamente abbattuto. Forte del consenso popolare, il 26 agosto 1789 l'Assemblea Nazionale vota la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che pone le fondamenta della nuova società, sancendo il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Quel documento promulgato dall'Assemblea Nazionale affermava che la sovranità apparteneva al popolo. La figura del re non veniva menzionata da nessuna parte, quindi l'intento di esautorare la monarchia era del tutto evidente. L'Assemblea Nazionale è ormai la voce del popolo, attraverso la quale i francesi avanzano istanze riformistiche e chiedono una monarchia costituzionale, parità di diritti, sicurezza della persona e della proprietà. Robespierre rivendica anche maggiore libertà per la stampa, che era rimasta imbavagliata dai censori dell'Ancien Régime. Tra i giornali specializzati in satira politica vi è L'Amico del Popolo, un quotidiano dai toni fortemente critici e pungenti, fondato e diretto da un ex medico, Jean-Paul Marat. Dopo una carriera professionale infruttuosa, Marat si trova a vivere nell'indigenza e a dover trovare riparo nelle fogne di Parigi, dove contrae una malattia della pelle che lo obbliga a isolarsi e a sottoporsi a bagni curativi. Frustrato e amareggiato, Marat trae dalla rivoluzione in atto lo spunto migliore per dare libero sfogo alla sua satira al vetriolo. Jean-Paul Marat era una persona professionalmente insoddisfatta e la situazione di sconvolgimento totale che si venne a creare con la rivoluzione gli offrì l'opportunità di esternare tutto il suo risentimento nelle pagine di un quotidiano che peraltro riscosse un enorme successo, L'Amico del Popolo. Marat era un uomo corroso da una rabbia indescrivibile. Basta leggere gli articoli pubblicati nelle pagine del suo giornale per rendersene conto. Era convinto che tutti cospirassero contro la rivoluzione e avrebbe voluto la testa di chiunque venisse sospettato di essere un reazionario. Nei suoi articoli Marat accusa frequentemente il re e la regina di vivere nel lusso, mentre la povera gente muore di fame. Ma il 2 ottobre 1789 la rabbia di quest'uomo raggiunge il culmine. A Parigi si sparge la voce che nel corso di un ricevimento a Versailles la coppia reale avrebbe gettato a terra e calpestato la bandiera tricolore, simbolo della rivoluzione. Marat, furibondo, fa pubblicare la notizia sul suo giornale. Nel frattempo il re prepara un nuovo colpo di mano e fa ammassare le sue truppe intorno a Parigi. Mentre il ricordo della Bastiglia è ancora vivo nelle menti dei francesi insorti, Marat esorta la cittadinanza a passare all'azione. Popolo di Parigi, è arrivato il momento di reagire! Uscite dal vostro torpore!
Svegliatevi! Svegliatevi! Il 5 ottobre 1789 una moltitudine di donne si raduna nei pressi del municipio di Parigi per protestare contro il carovita. La paura di dover affrontare le truppe reali si alterna allo sdegno per l'oltraggio commesso contro il tricolore. Vinte dall'esasperazione, esse si mettono in marcia alla volta di Versailles, armate di forche e di fucili. Il grosso della folla era costituito dalle famose pescivendole dei mercati generali, donne dai modi molto truci che si distinguevano per la loro corporatura robusta e la loro sfrontatezza. Oltre ad essere molto muscolose, esse erano munite di grossi coltelli che utilizzavano per squamare il pesce. Quando il prezzo del pane aumentò a dismisura, queste donne, già poverissime, si resero conto che se non avessero fatto qualcosa, avrebbero rischiato di morire di fame. Ed è straordinario notare come delle popolane, probabilmente analfabete, si siano trovate a diventare le protagoniste di un momento storico importantissimo. La leggenda narra che, apprendendo la notizia della folla affamata in marcia verso il castello, la regina avrebbe pronunciato le famose parole che in realtà ella non disse mai. Maria Antonietta non disse mai: non hanno pane, che mangino dei croissant. Questa è soltanto una leggenda. Probabilmente la regina non ebbe neanche la possibilità di rendersi conto dell'indigenza dei suoi sudditi. Mentre le donne si assembrano davanti ai cancelli della reggia, Luigi capisce finalmente di non poter più ignorare le richieste dei rivoluzionari e accetta di firmare la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Intanto, la folla continua ad accorrere sempre più numerosa e l'indomani ben 20.000 persone si trovano accalcate nei viali di Versailles. La folla chiede che il re e la regina si trasferiscano a Parigi e, titubante come sempre, Luigi esita a rispondere. Ma il suo silenzio non fa altro che alimentare la furia del popolo e mettere a repentaglio la vita della famiglia reale. Quando il popolo non vide accolte le proprie istanze, invase il palazzo con l'intenzione di uccidere Maria Antonietta. Le donne irrompono negli appartamenti reali, vincendo la resistenza delle guardie, massacrandole, decapitandole e appendendone le teste sulle forche. Mentre cercavano la regina, gridavano frasi del tipo: voglio strapparle le budella, datemene la testa, datemi un braccio, datemi una gamba. Se l'avessero trovata, l'avrebbero fatta a pezzi. Spaventata a morte, Maria Antonietta si precipita nella stanza del marito pochi secondi prima che le donne raggiungano la sua camera e riducono il letto a brandelli. Il re e la regina sono ormai alla mercé del popolo, che chiedeva solo un po' più di attenzione ai propri bisogni. Quella moltitudine inferocita si sarebbe calmata solo se i reali avessero abbandonato Versailles e si fossero stabiliti a Parigi, dove non avrebbero più potuto ignorare i propri sudditi. E così un corteo di 60.000 persone scorta i sovrani da Versailles a Parigi, portando con sé carri riempiti di farina trafugata dai magazzini reali. Quando il re e la regina si trasferirono a Parigi, furono costretti a viaggiare su una carrozza davanti alla quale sfilavano le teste delle guardie decapitate dalla folla che aveva preso d'assalto il castello. Prima di essere infilzate sulle forche, quelle teste erano state addirittura truccate, e questo dimostra che il popolo era talmente accecato dall'odio da abbandonarsi agli atti più efferati. Il re e la regina sono obbligati a risiedere al palazzo delle Tuileries. Non vedranno più Versailles. Il trasferimento a Parigi sconvolse totalmente la vita dei sovrani. Da quel momento in poi, infatti, essi non poterono più agire liberamente e divennero prigionieri dei loro stessi sudditi. Ora che Versailles è stata abbandonata, anche la sede dell'Assemblea Nazionale viene trasferita a Parigi. Il potere è ormai nelle mani del popolo, che avrebbe dato alla Francia
un assetto democratico, un ordinamento giuridico imparziale e una nuova terribile macchina per l'esecuzione delle pene capitali. La ghigliottina. Maggio 1792. Sono passati 2 anni dal trasferimento a Parigi della famiglia reale e dell'Assemblea nazionale. Robespierre, nel frattempo, è diventato presidente del Club dei Giacobini, un gruppo politico che deve il suo nome al monastero dei frati Giacobini, dove inizialmente si riunivano i suoi membri. Nel tumulto degli eventi, i comizi si fanno via via più accesi e Robespierre, sempre attento alle esigenze delle masse popolari, promuove una campagna a favore del suffragio universale. La Francia è ormai diventata una monarchia costituzionale. Il re è costretto a cedere gran parte dei suoi poteri all'Assemblea legislativa e a firmare provvedimenti finalizzati a svincolare la Chiesa francese da quella di Roma e a legarla strettamente allo Stato. Ma Luigi XVI non intende cedere e, sperando in un capovolgimento della situazione, tenta di abbandonare il paese. Luigi avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di riconquistare il potere, ma per riuscirci egli sapeva che avrebbe dovuto ricorrere all'aiuto di altri stati. Fu così che la famiglia reale tentò di fuggire dal palazzo delle Tuileries e di raggiungere il confine più vicino. 21 giugno 1791. Nell'oscurità della notte la famiglia reale sale sulla carrozza che dovrà portarla via dalla Francia. Per sfuggire ad occhi indiscreti, il re e la regina si sono travestiti da servitori. È passata da poco la mezzanotte quando essi giungono alla cittadina di Varennes, situata a 160 km ad est di Parigi. Ma la loro corsa verso la libertà è destinata a finire a pochi metri dal confine con l'Austria. All'insaputa dei sovrani, le voci sulla loro fuga si erano diffuse prima ancora della loro partenza. E giunta a Varennes, la carrozza reale viene fermata a un posto di blocco per il controllo dei passaporti. I sospetti del gendarme vengono presto confermati. La firma presente sul documento è proprio quella di Luigi XVI. Alla vista del sovrano, il funzionario rimane sopraffatto dall'emozione, ma i soldati del corpo di guardia rivoluzionario non mostrano alcuna deferenza nei confronti dei reali in fuga. Nonostante quella battuta d'arresto, Luigi continuò a sperare che la gente lo riconoscesse e che si sollevasse una sommossa in suo favore. Ma con sua enorme sorpresa, la reazione fu ben diversa e il re fu arrestato e ricondotto a Parigi. Il fatto che il re avesse tentato di abbandonare i propri sudditi ebbe delle ripercussioni catastrofiche. Il silenzio ostile della folla che assistette al rientro di Luigi XVI a Parigi dimostrò che il monarca non appariva più soltanto come una figura superflua, ma anche come un traditore. Dopo l'arresto del re Fedifrago, il potere passa nelle mani dei rivoluzionari, che ormai riempiono i seggi dell'Assemblea nazionale. Ma il vero protagonista della rivoluzione francese è Robespierre. In nome della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, egli rivendica l'abolizione della schiavitù nelle Indie occidentali e inveisce con veemenza contro la pena di morte. Da una società che l'illuminismo sta trasformando sempre più rapidamente, Robespierre intende cancellare tutto ciò che rimane del vecchio regime e delle sue istituzioni. Dalla cultura oscurantista dell'Alto Medioevo, le società del vecchio continente hanno ereditato una vasta gamma di macabre tecniche d'esecuzione capitale. Squartamento, annegamento, impiccagione, rogo. Durante l'Ancien Régime, i condannati a morte venivano uccisi nei modi più barbari e la decapitazione era riservata ai nobili. Uno dei primi cambiamenti che il governo rivoluzionario volle introdurre fu proprio una pena di morte che fosse uguale per tutti. Nonostante l'opposizione di Robespierre,
un nuovo strumento di morte viene collocato nel centro di Parigi. La nuova invenzione è opera di Joseph Ignace Guillotin, un medico che vuole fare della decapitazione una morte più rapida e meno dolorosa. È il dottor Guillotin stesso a descrivere all'Assemblea Nazionale il funzionamento della sua macchina. La lama precipita come una saetta. La testa viene recisa con un colpo solo. E la morte è istantanea. Come sempre assetato di sangue, Jean-Paul Marat pubblica un articolo sul suo giornale, presentando entusiasticamente la nuova macchina col nome di Ghigliottina. Era destinata a diventare tristemente nota col nome di Rasoio Nazionale. I rivoluzionari francesi credevano nei valori umani e per questo ritenevano necessario evitare al condannato sofferenze inutili. La ghigliottina, con la sua lama pesante ed affilata, provocava una morte rapida ed indolore, anche se naturalmente nessuno ha mai potuto raccontarlo per esperienza personale. La ghigliottina avrebbe ben presto messo a tacere chiunque fosse sospettato di tramare contro la rivoluzione. Ma è il nemico che circonda la Francia che più di ogni altra cosa preoccupa l'Assemblea. Si diffonde il timore che i nobili fuggiti all'estero possano organizzare nuove armate per sconfiggere la Francia rivoluzionaria e restaurare la monarchia. L'Assemblea è orientata per una guerra preventiva contro l'Austria. Ma Robespierre è contrario. Robespierre e i Giacobini erano convinti che la Francia avrebbe perso. Ma mentre una sconfitta era esattamente ciò che auspicavano il re e gli ambienti di corte, Robespierre temeva che l'eventuale vittoria del nemico avrebbe finito per schiacciare il movimento rivoluzionario. Ma Robespierre si trova in netta minoranza. E nell'aprile del 1792 l'Assemblea Nazionale dichiara guerra all'Austria, governata dai parenti di Maria Antonietta. Da questo momento la rivoluzione subirà una svolta essenziale. Se l'Austria dovesse sconfiggere l'esercito rivoluzionario, Luigi riconquisterebbe il trono. Maria Antonietta è sospettata di corrispondere segretamente col nemico, comunicandogli per via epistolare i movimenti delle truppe francesi. Nel frattempo, il re e la regina fingono di aver abbracciato la causa rivoluzionaria. Luigi XVI e Maria Antonietta facevano il doppio gioco. Apparentemente sostenevano i rivoluzionari, ma di nascosto cospiravano contro di loro. È ovvio che i sovrani stavano solo cercando di tutelarsi, ma agli occhi dei ribelli questo non era altro che tradimento. I primi rovesci militari contro la coalizione austro-prussiana, nei quali la monarchia aveva riposto le sue speranze, ne affrettano invece la rovina. Le forze democratiche denunciano il tradimento della corona e nelle strade di Parigi la tensione sale alle stelle. Quando poi il comandante delle truppe prussiane, il duca di Brunswick, emette un manifesto nel quale minaccia la distruzione di Parigi qualora fosse stata recata la minima offesa alla famiglia reale, l'odio popolare esplode. Agosto 1792. 27.000 cittadini armati prendono d'assalto il palazzo delle Tuileries, accanendosi sulle guardie con inaudita ferocia. Alla fine dello scontro, il suolo è ricoperto da più di 800 cadaveri. Il re è costretto a cercare scampo presso l'Assemblea Legislativa, che dichiara decaduta la monarchia e proclama la Repubblica, una e indivisibile. La ghigliottina viene inaugurata con la decapitazione delle guardie reali sopravvissute all'assalto. Robespierre, una volta fortemente avverso alla pena di morte, ha riveduto la sua posizione. Voterà la condanna di Luigi XVI alla pena capitale, affermando che la nascita di una nuova repubblica può avvenire solo con la morte di un monarca.
La presenza della ghigliottina nel centro di Parigi sembra un minaccioso avvertimento per chi volesse sfidare il governo rivoluzionario. Presto il re andrà incontro alla stessa sorte toccata alle sue guardie e la sua testa cadrà sotto la lama della nuova macchina della morte. Ora che il re è stato deposto, Robespierre e i Giacobini devono affrontare le forze moderate dell'assemblea, i Girondini, ostili a ogni cedimento alle rivendicazioni popolari in materia economica. Nel frattempo nasce un nuovo movimento politico. I suoi militanti si distinguono in quanto privi dei calzoni fermati sotto il ginocchio indossati dagli esponenti dell'aristocrazia. Essi si definiscono appunto i sans-culottes, cioè quelli senza culotte. I sans-culottes erano per lo più artisti, negozianti e artigiani che si guadagnavano da vivere con il proprio lavoro. Si rifiutavano di indossare i calzoni corti o culotte, poiché li consideravano uno status symbol della nobiltà, dalla quale volevano distinguersi in quanto fieri di appartenere al popolo. Mentre i sans-culottes assumono il controllo della municipalità parigina, i Giacobini e i Girondini governano il resto del paese dagli spalti della Convenzione, l'ex Assemblea Nazionale. Intanto l'esercito francese è impegnato ad arrestare l'avanzata austro-prussiana. Sul fronte interno, il governo rivoluzionario ricorre a metodi drastici contro chiunque cerchi di consegnare Parigi nelle mani degli invasori. Vengono arrestate e imprigionate più di 1000 persone, tra cui preti, giornalisti e donne. Per qualche tempo l'alleanza tra governo giacobino e masse popolari si mantiene salda. Ma a un certo punto Robespierre viene a trovarsi combattuto da un'opposizione di sinistra, capitanata da Georges Danton, un uomo destinato a diventare famoso in tutta Parigi. Nonostante fosse un bevitore incallito ed un intraprendente seduttore, Georges Danton aveva una personalità carismatica ed una dialettica passionale con cui calamitava i suoi ascoltatori. Egli si identificava nella classe operaia molto più di quanto non facesse Robespierre. Danton esorta gli uomini di ogni età a unirsi all'esercito impegnato al fronte contro l'invasore straniero. Mentre le truppe austro-prussiane invadevano la Francia, Danton si rivolgeva al popolo di Parigi urlando «Audacia, audacia e ancora audacia! La patria è salva!» Egli contribuì concretamente a salvare il paese dagli eserciti nemici e ciò ne accrebbe la popolarità. Dal momento che tutti i cittadini abili alla leva si trovano al fronte, Parigi rimane senza presidi. Le sue carceri non sono più in grado di contenere i prigionieri politici e, temendo che la situazione possa sfuggire di mano, Marat istiga i rivoluzionari ad assaltare le prigioni e a massacrare tutti i detenuti. Se le truppe straniere fossero riuscite ad occupare Parigi, avrebbero sicuramente provveduto a liberare i controrivoluzionari dalle carceri. Era dunque normale che la popolazione fosse spaventata a morte. Nella prima settimana di settembre, dal fronte giungono notizie disastrose. L'esercito prussiano ha conquistato Verdun, una cittadina non lontana da Parigi. Ora che il nemico minaccia da vicino la capitale, la tensione sale rapidamente e la corda si spezza. Presi dal panico, i sans-culottes irrompono nelle prigioni e si accaniscono sui detenuti politici senza pietà. Nelle carceri c'erano esponenti del clero, nobili, prigionieri politici e tutti coloro che erano sospettati di ordire trame a danno della rivoluzione. I sans-culottes li sottoposero a dei processi molto sommari, che si concludevano con vere e proprie carneficine. Le donne vengono stuprate e mutilate, i preti sventrati, gli aristocratici fatti a pezzi.
Nel giro di pochi giorni più di 1600 persone muoiono orribilmente, vittime della furia omicida dei rivoluzionari. La notizia dei massacri, diffusasi in tutta Europa, suscita orrore e sdegno. Così si esprime un giornalista del London Times. Sono questi i diritti dell'uomo? È questa la libertà della persona? Il più sanguinario dei tiranni che dominano le popolazioni africane è certamente meno selvaggio di questi animali parigini a due zampe. Le forze rivoluzionarie si sono spinte troppo oltre. E ora che non è più possibile tornare indietro, il popolo si rende conto di aver bisogno di un leader, di un uomo dal pugno di ferro. Grazie alla forza delle sue parole, l'incorruttibile passa rapidamente in prima linea come il capo carismatico pronto a condurre la battaglia contro le forze della conservazione. Sebbene fosse stato inizialmente a favore della monarchia costituzionale, Robespierre è adesso convinto che non c'è più posto per il re e il governo rivoluzionario decide di rinviare Luigi XVI a giudizio. Quando giunge il momento di votare la condanna a morte del re, i girondini tentano di salvare il monarca con l'appello al popolo e il contrasto con i giacobini diventa insanabile. Nonostante i girondini fossero dei fermi sostenitori della Repubblica, essi non erano affatto convinti della necessità di far salire il re sul patibolo. Tuttavia i giacobini la spuntano con una piccola maggioranza. I giacobini vollero la morte di Luigi XVI poiché la rivoluzione doveva cancellare ogni traccia del passato e il re rappresentava tutto ciò che la Francia post-rivoluzionaria avrebbe dovuto dimenticare. La monarchia non aveva saputo identificarsi con le esigenze delle masse popolari, le cui aspirazioni ad un miglior tenore di vita erano state sempre ignorate. Luigi XVI, inoltre, aveva tradito la patria, un'infamia che agli occhi del popolo poteva essere lavata solo con il sangue. 20 gennaio 1793, Luigi XVI viene dichiarato colpevole. Il verdetto è la pena capitale. Il re deve morire. Quella stessa sera, il re si intrattiene brevemente con i suoi familiari. Davanti alle loro lacrime, promette che l'indomani mattina tornerà da loro per l'ultimo addio. Ma non potendo sopportare la vista di quegli sguardi addolorati, Luigi mancherà all'appuntamento. Il mattino seguente, una carrozza coperta accompagna il sovrano nel suo ultimo viaggio. Davanti alla ghigliottina, egli reagisce stoicamente. Luigi XVI pronuncia le sue ultime parole. Sono certo che la mia morte renderà felice il mio popolo, ma temo che la mia adorata Francia dovrà un giorno conoscere l'ira dell'Onnipotente. Ma la voce del sovrano viene coperta dal rullo dei tamburi. Alle 10:22, la testa del sovrano viene esibita al popolo. Dalla prigione in cui è segregata, Maria Antonietta ode i cannoni annunciare la morte di suo marito ed è colta da malore. Luigi XVI è morto. I rivoluzionari hanno vinto. Ma ben presto, anche i nemici della rivoluzione avrebbero riportato una vittoria, sbarazzandosi di uno dei deputati più in vista delle forze giacobine, Jean-Paul Marat.
la nuova Repubblica viene battezzata con il sangue dell'ultimo re di Francia. Ma dopo la morte del sovrano si acuisce il contrasto tra le forze democratiche e i rivoluzionari più moderati. Già alla fine del 1792, i giacobini più radicali si sono lanciati in una lotta senza quartiere contro i nemici della rivoluzione. Ma ora i girondini, che rappresentano gli interessi dei contadini francesi, temono che quel crescendo inarrestabile di violenza scatenata possa trasformarsi in guerra civile. Fermo oppositore del moderatismo girondino è Jean-Paul Marat. Nel suo quotidiano pubblica delle invettive contro gli esponenti della Gironda, che sono sospettati di complottare contro la rivoluzione, e vuole che a cadere sotto la lama della ghigliottina siano ben 20.000 teste. Nei suoi articoli, Marat scriveva che per stroncare sul nascere ogni anelito controrivoluzionario bisognava mandare sul patibolo chiunque fosse anche solo sospettato di qualche reato ai danni del nuovo regime. E quando nel 1792 la gente iniziò a riversarsi per le strade compiendo massacri pressoché indiscriminati, Marat fu il primo ad attribuirsene il merito. Ma nelle campagne francesi i contadini sono esasperati per la furia omicida dei giacobini e chiedono la fine di quegli inutili spargimenti di sangue. Il messaggio viene recepito da Carlotta Corday, una ragazza di provincia di umile estrazione, ma di grande temperamento. Carlotta Corday, che abitava nella cittadina di Caen, era rimasta sconvolta dai massacri compiuti dalle sue parti durante il periodo del terrore. La ragazza sapeva che Marat era uno dei responsabili di quegli eccidi, poiché il suo giornale, L'Amico del Popolo, era diffuso ovunque. 13 luglio 1793. Carlotta arriva a Parigi. La giovane donna sa che Marat è costretto a trascorrere la maggior parte del suo tempo in casa per sottoporsi a bagni curativi. Carlotta afferma di possedere una lista di traditori che stanno cospirando con le truppe straniere per porre fine alla rivoluzione. L'uomo chiede alla ragazza di consegnarle quella lista, promettendole che l'indomani i nemici della patria sarebbero stati ghigliottinati. Dopo avergli dato quel pezzo di carta, Carlotta tirò fuori un pugnale e gli inferse un colpo mortale al cuore. Insieme a Jean-Paul Marat viene messo a tacere per sempre anche il suo caustico giornale, L'Amico del Popolo. Marat non aveva mai nascosto la sua sete di sangue e con il suo quotidiano aveva sicuramente contribuito ad instaurare un clima da caccia alle streghe. Era dunque comprensibile che Carlotta Corday, vedendo in lui il maggior responsabile degli atroci crimini commessi dal popolo, volesse ucciderlo nella speranza di arrestare l'ondata di violenza. Carlotta non tenta neanche di scappare. E in tribunale non appare affatto pentita. Che cosa vi aspettavate di ottenere assassinando Marat? La pace. Ora che è morto, la pace tornerà a regnare nel mio paese. Carlotta viene giustiziata immediatamente e con lei muore il suo sogno di pace per la Francia. Ha ucciso un sobillatore, ma senza saperlo ha creato una leggenda. Marat diventa subito un mito e un famoso pittore dell'epoca, Jacques-Louis David, ne ritrae la morte. Marat divenne quasi un martire, al quale la gente rivolgeva preghiere del tipo cuore di Gesù e cuore di Marat. Ai suoi funerali la vasca da bagno nella quale era stato pugnalato venne addirittura collocata sull'altare come un crocifisso. Osservando il dipinto della morte di Marat eseguito da David, si può notare facilmente che il suo corpo è avvolto da un drappeggio molto simile a quello che copre il corpo di Cristo in molte rappresentazioni della Pietà o della discesa dalla croce.
È evidente quindi l'intenzione di identificare Marat con Gesù Cristo e di farne una figura immortale da venerare come una divinità. Robespierre reagisce con invidia agli onori tributati a Marat, ma il suo pragmatismo lo induce a concentrarsi sulle questioni più urgenti da risolvere. Le masse sono ancora assetate di sangue e questa volta chiedono la testa di Maria Antonietta. Prigione della Conciergerie, l'anticamera della morte. 8 mesi dopo la decapitazione di Luigi XVI e a pochi giorni di distanza dall'esecuzione di Carlotta Corday, Maria Antonietta attende di conoscere il suo destino, isolata in una cella. La cosa peggiore che capitò alla regina dopo la morte di suo marito fu la separazione dai suoi figli, che le vennero portati via. Maria Antonietta sapeva che i rivoluzionari avrebbero sottoposto suo figlio agli abusi più terribili per fargli dimenticare di essere il rampollo di una casa reale. E infatti, nel giro di 2 anni, il ragazzo morì per gli stenti e le violenze subite. Nonostante Maria Antonietta abbia solo 38 anni, appare notevolmente invecchiata. Maria Antonietta era stata una donna molto attraente ed elegante. Ma a partire dal 1789 iniziò a dimagrire rapidamente. I capelli divennero bianchi, il viso emaciato e dal suo abbigliamento scomparve ogni forma di civetteria. Quando si presentò in aula per il processo era irriconoscibile. Al processo del 15 ottobre, l'ex regina di Francia viene accusata di alto tradimento e di aver dilapidato il patrimonio statale. Ma la lista dei capi di imputazione non finisce qui. Maria Antonietta viene anche accusata di incesto con suo figlio. A questa infamia, la donna reagisce energicamente. Mi appello alla coscienza di ogni madre presente in aula. Chi tra tutte voi non proverebbe orrore al solo pensiero di una tale aberrazione? Quelle parole bastarono a placare l'odio delle donne presenti al processo, le quali compresero che con quelle calunnie l'accusa si era spinta decisamente troppo oltre. Maria Antonietta si illude che quell'impeto di solidarietà nei suoi confronti basti a risparmiarle la vita. Spera di essere deportata in Austria. Ma la lettura della sentenza di morte infrange le sue speranze. In un certo senso, Maria Antonietta era predestinata al fallimento. L'alleanza tra l'Austria e la Francia si era rivelata disastrosa. L'apparente impotenza del marito l'aveva resa oggetto di derisione. Ma soprattutto, essa era vista come la dissipatrice che aveva ridotto la popolazione allo stremo. Per tutte queste ragioni Maria Antonietta era odiata come non lo era mai stata nessuna regina francese prima di lei. Dalla sua cella, Maria Antonietta scrive un'ultima lettera di addio ai suoi figli, promettendo loro che affronterà la morte con coraggio. Per prepararla alla ghigliottina, le vengono tagliati i lunghi capelli grigi. Con le mani legate da una corda, la regina viene accompagnata fuori dalla prigione, dove ad attenderla non c'è una carrozza reale, ma una carretta per il trasporto dei condannati a morte. Maria Antonietta sperava che le venisse riservato lo stesso trattamento di favore concesso a suo marito, quello di essere condotta al patibolo in una carrozza coperta. Ma purtroppo non fu così, e la folla si accanì su di lei ricoprendola di insulti e di minacce. Nonostante sia ormai ridotta all'ombra di se stessa, Maria Antonietta conserva una dignità consona al suo lignaggio. Thank you.
Prima dell'esecuzione, le vengono letti i capi d'accusa. L'ultima regina di Francia è morta. Due settimane più tardi, un deputato della Convenzione lamenta l'uso indiscriminato della ghigliottina, dopo che numerosi suoi colleghi sono stati costretti a salire sul patibolo. La rivoluzione, egli dice, è come Saturno, sta divorando i suoi figli. Danton controbatte. La rivoluzione, amico mio, non si fa con l'acqua di rose. Ma il peggio deve ancora arrivare. Settembre 1793. A 4 anni dallo scoppio della rivoluzione, la Francia è in ginocchio. Le province insorgono. Tutti i territori precedentemente conquistati dai francesi vengono perduti e i nemici tornano a premere pericolosamente sui confini. Con una vittoria schiacciante, l'esercito inglese riesce a impadronirsi della cittadina portuale di Toulon. Le conquiste francesi andarono ben presto perdute, poiché gli stati europei, che fino a quel momento si erano astenuti dall'intervento armato, erano preoccupati dall'avanzamento dell'esercito francese e dall'atteggiamento dei rivoluzionari. Perciò si unirono all'Austria e alla Prussia in una foltissima coalizione antifrancese. La Francia si trovò circondata dagli eserciti nemici e la Repubblica rischiava di crollare. La grave situazione militare preoccupava soprattutto la popolazione di Parigi, che temeva una controrivoluzione e altri bagni di sangue. Danton e Robespierre si convincono che per salvaguardare l'ordine interno da ogni complotto controrivoluzionario è necessario ricorrere all'arma della paura. È ora che i cittadini francesi godano dell'uguaglianza sociale tanto faticosamente conquistata. Cada la testa di chiunque congiuri contro di essa. Vinceremo con l'arma del terrore. Ha così inizio un periodo di violenta repressione, chiamato il terrore. I rivoluzionari ritirano la nuova Costituzione, sospendendo l'efficacia di tutti i diritti che essa avrebbe dovuto garantire. Poi cospargono di spie tutto il paese. Chiunque sia sospettato di cospirare ai danni del governo viene arrestato, sommariamente processato e ghigliottinato. Il regno del terrore fu concepito come una sorta di legge marziale, ritenuta necessaria a salvaguardare la Repubblica da ogni tentativo controrivoluzionario. Fu chiamato periodo del terrore perché si scatenò una vera e propria persecuzione contro tutti coloro che cercavano di opporsi al nuovo regime. Oramai basta il più vago sospetto per mandare sul patibolo chiunque. Politici che pronuncino anche una sola parola sull'ormai defunta monarchia e qualunque persona usi i titoli Messier e Madame al posto dell'appellativo cittadino introdotto con l'instaurazione della Repubblica. Lungo le strade selciate di Parigi è un procedere incessante di carrette che conducono alla ghigliottina chiunque sia stato denunciato. La decapitazione era una spada di Damocle che incombeva sulla testa di chiunque. A Parigi c'erano spie dappertutto, confuse persino tra le donne che facevano la fila per il pane. Se queste esprimevano lamentele sul caro vita, venivano consegnate alla gendarmeria. Ma si poteva essere denunciati anche per non aver mostrato sufficiente entusiasmo nei confronti dei rivoluzionari e delle loro conquiste. In pratica bastava una sola parola in più o in meno per cacciarsi nei guai. Per accelerare i processi e le esecuzioni, i giacobini creano un tribunale eccezionale e affidano l'amministrazione statale al Comitato di Salute Pubblica, un organo collegiale composto da 12 deputati. Il Comitato di Salute Pubblica rispondeva alla necessità di concentrare il potere nelle mani di pochi, e i 12 membri che lo componevano imposero una vera e propria dittatura.
Grazie alla forza persuasiva della sua dialettica, Robespierre assurge ben presto al rango di leader del comitato, continuando a impiegare sistematicamente lo strumento del terrore contro tutti i dissenzienti. Agli inizi della sua carriera politica, Robespierre si era dichiarato nettamente contrario alla pena di morte. E questo gli fu rinfacciato più tardi, quando divenne un fermo assertore della necessità di ricorrere alla ghigliottina. Egli non rispose mai a queste critiche se non per dire: i tempi sono cambiati. La rivoluzione sembra aver indurito il cuore di Robespierre. Ex sostenitore della libertà di stampa, è lui stesso a reintrodurre la censura, ormai un vecchio ricordo del passato. Intanto, uno dei capi del movimento radicale, Jacques-René Hébert, propone una violenta campagna per l'abolizione del cristianesimo. Quando nell'estate del 1793 la grave situazione militare portò alla massima tensione i conflitti interni, la gente cominciò a credere che la vera causa di tutti i problemi rimasti irrisolti fossero la religione e il clero, e che soltanto annientando il potere della Chiesa cattolica sarebbe stato possibile scongiurare il pericolo di una controrivoluzione. Le strade intitolate ai santi vengono rinominate, le immagini sacre distrutte e sostituite con forme di devozione al nuovo santo nazionale, Marat. Le chiese vennero spogliate dei loro altari, le statue distrutte, le vetrate infrante. I beni ecclesiastici furono dichiarati patrimonio nazionale. Questo violento anticlericalismo scioccò l'opinione pubblica molto più di quanto non avesse fatto la decapitazione del re. Neanche il calendario cristiano viene risparmiato. Gli anni non vengono più contati a partire dalla nascita di Cristo, ma dal 21 settembre 1792, data coincidente con l'instaurazione della Repubblica. I mesi sono rinominati a seconda dei cicli stagionali. Luglio diventa Termidoro, aprile Fiorile, e così via. E vengono suddivisi in tre decadi. L'introduzione delle settimane di 10 giorni mirava a eliminare la domenica e a sostituire le cerimonie tradizionali con le feste decadarie e con il culto delle virtù repubblicane. Il clima di terrore si diffonde in tutta la Francia e nelle province ribelli cadono le teste di chi azzarda tentativi reazionari. Nella città di Lione, dove i controrivoluzionari stanno rapidamente guadagnando terreno, il Comitato di Salute Pubblica ordina l'esecuzione in massa di centinaia di ribelli, che vengono condotti nei campi e fucilati. Nella Vandea, una regione della Francia occidentale diventata una roccaforte dei controrivoluzionari, ribelli e sacerdoti vengono legati e ammassati su barche, che vengono poi fatte spietatamente affondare. La repressione dei moti vandeani costa la vita a ben 100.000 persone, mentre a Parigi la ghigliottina continua freneticamente a far cadere teste. Intanto le truppe francesi impegnate al fronte riescono a conseguire importanti vittorie grazie a un giovane comandante di nome Napoleone Bonaparte, che infligge all'esercito inglese una pesante sconfitta a Toulon. Questi successi militari accrescono il prestigio di Robespierre, che, inasprendo il regime di terrore, spera di dare nuova forza alla rivoluzione. Per un certo periodo di tempo, il terrore fu il mezzo che consentì di tenere unito il paese e di proteggerlo sia dal pericolo esterno, costituito dagli eserciti stranieri che premevano contro tutti i confini, sia dai nemici interni, rappresentati dai Girondini e dagli altri movimenti politici moderati che osteggiavano il governo rivoluzionario. Nonostante l'inasprimento delle misure repressive abbia sortito gli effetti sperati, l'ondata di terrore si arresterà solo dopo aver travolto colui che l'ha scatenata, Maximilien de Robespierre. Gli immensi sforzi del governo rivoluzionario hanno dato i loro frutti. E ora che l'avanzata nemica è stata arrestata,
e che tutti i moti insurrezionali sono stati domati, Robespierre inaugura una politica diretta a combattere la corruzione e il vizio, facendo appello all'austerità dei veri rivoluzionari. Il suo sogno è di creare un nuovo tipo di società, la Repubblica della Virtù. Secondo Robespierre, il cittadino virtuoso non era quello che si limitava ad obbedire passivamente alla legge, bensì colui che partecipava attivamente alla vita dello Stato, lottando in prima persona contro tutti i nemici della rivoluzione. Il 5 febbraio 1794, Robespierre descrive la sua filosofia con cocenti parole. Il terrore senza virtù sarebbe disastroso, ma la virtù senza terrore sarebbe inutile. Robespierre era convinto che per vincere la corruzione e trasformare gli uomini in cittadini esemplari fosse necessario utilizzare l'arma della paura. Ma non tutti la pensano così. Secondo Danton, la rivoluzione si sta incanalando nella direzione sbagliata. Ritiene che sia giunto il momento di porre fine al regime di terrore introdotto dai giacobini e di adottare misure di sicurezza meno drastiche. Quando nella primavera del 1794 il pane ricominciò a circolare a prezzi più accessibili e i successi riportati dalle armate francesi consentirono di respingere l'invasore, Danton espresse la convinzione che le misure straordinarie non erano più giustificate da nessun pericolo interno o esterno. E per porre fine al regime del terrore, diede vita al movimento politico degli indulgenti, subito visto da Robespierre come una nuova minaccia al governo rivoluzionario. Ma nella Repubblica della Virtù di Robespierre non c'è spazio per i moderati. E così Danton e gli indulgenti vengono condannati a morte. Robespierre ha ormai inviato alla ghigliottina migliaia di dissidenti. Ma non sopportando la vista del sangue, decide di non assistere alla decapitazione dei suoi ex alleati. Prima di essere giustiziato, Danton grida: davanti alla morte, il mio unico rammarico è di salire sul patibolo prima di Robespierre. Da questo momento, il terrorismo subisce una brusca accelerazione. Ha inizio il periodo del Grande Terrore. Il Grande Terrore è il nome dato all'ultima fase della campagna intimidatoria perseguita dai giacobini tra la primavera e l'estate del 1794. Nell'arco di tempo di un mese e mezzo, nella sola Parigi si contarono 1376 esecuzioni capitali, più che nei 12 mesi precedenti. Il boia di Parigi è più indaffarato che mai. Ma il 6 giugno 1794 non si ode il tradizionale rullo di tamburi che precede le decapitazioni. È il giorno dell'inaugurazione del culto dell'essere supremo, una nuova forma di devozione religiosa alla dea della ragione introdotta da Robespierre in sostituzione alle tradizionali cerimonie cattoliche. Robespierre era convinto che la gente avesse bisogno di un principio superiore in cui credere. Per diffondere il culto dell'essere supremo, nel giugno del 1794, egli collocò al centro di Parigi un'enorme montagna di cartapesta, dalla cui cima, nel momento della cerimonia, emergeva avvolto in una toga, per poi scendere lentamente verso l'assemblea dei fedeli. Credo siano stati in molti a chiedersi se Robespierre non si fosse convinto di essere una divinità o un nuovo re. Ma questa nuova forma di culto finisce solo per inasprire l'ostilità nei confronti di Robespierre, ormai visto come un dittatore. Molti ritennero che quell'esaltazione della virtù che aveva infiammato i suoi ultimi discorsi politici era sconfinata in un fanatismo religioso che sembrava aver condotto irrimediabilmente Robespierre alla follia. Il 27 giugno Robespierre si presenta alla convenzione per attaccare deputati corrotti, indulgenti, moderati, estremisti. Ma non sa che i suoi avversari si sono coalizzati contro di lui.
Robespierre affermò di avere una nuova lista di nemici della Repubblica, ma non la consegnò ai suoi colleghi, che temendo di essere su quella lista, il giorno dopo lo fecero arrestare senza neanche dargli il tempo di consegnare quei nomi. Forti dell'alleanza appena stretta, le opposizioni di destra e di sinistra sferrano l'attacco decisivo. Robespierre viene prima dichiarato fuori legge, poi espulso dalla convenzione e trasferito, insieme ai suoi più diretti collaboratori, all'Hôtel de Ville, dove rimane sotto sorveglianza per tutta la notte. Il mattino dopo le guardie sentono dei colpi di pistola e si precipitano al secondo piano. Aperta la porta, si trovano davanti a una scena raccapricciante. Uno degli alleati di Robespierre si è gettato dalla finestra, un altro si è appena sparato, mentre Robespierre viene trovato semisvenuto con un proiettile nella mascella, dopo un apparente tentativo di suicidio. Robespierre trascorre le sue ultime ore sul tavolo del Comitato di Salute Pubblica, nella stessa stanza in cui aveva adottato i provvedimenti volti ad esasperare l'indirizzo terroristico della sua politica. I suoi ex colleghi lo insultano e lo deridono, ma Robespierre non è in grado di difendersi. Il grande oratore di un tempo è stato ridotto al silenzio per sempre. Rinchiuso nel carcere della Conciergerie, Robespierre attende di salire sul patibolo. Il suo compagno di cella, il rivoluzionario Saint-Just, punta il dito verso un quadro che raffigura la dichiarazione dei diritti e gli dice: almeno in questo abbiamo vinto. Robespierre ha guidato una rivoluzione che ha dato un nuovo volto alla Francia. Ma per trasformarla nella Repubblica Democratica, che aveva sempre sognato, ha commesso l'errore di ricorrere a metodi tirannici e sanguinari, che alla fine si sono ritorti contro di lui. Il desiderio di porre fine al terrore era diffuso ormai da tempo, ma nessuno sapeva come raggiungere questo obiettivo. Si pensò allora di risolvere il problema alla radice, eliminando direttamente Robespierre. Il 27 luglio 1794, la lama della ghigliottina fa cadere la testa dell'incorruttibile. E l'ondata di terrore che ha sconvolto la Francia viene finalmente arginata. La nuova fase che si apre con la condanna a morte di Robespierre è contrassegnata dal graduale smantellamento del governo rivoluzionario e dal rientro della rivoluzione nel suo alveo borghese. Inizia così un periodo di incertezza, in cui la Francia si vede paralizzata dalla paura che l'assolutismo monarchico, tanto faticosamente debellato, possa tornare ad affermarsi. Dopo 5 anni di stagnazione politica, questi timori si riveleranno fondati, quando il potere finirà per concentrarsi nuovamente nelle mani di un solo uomo, Napoleone Bonaparte. Alcuni storici sostengono che la rivoluzione francese finisca con l'ascesa al potere di Napoleone. Altri invece affermano che essa si sia protratta fino al XIX secolo e oltre. Uno dei cambiamenti più importanti introdotti dalla rivoluzione francese fu l'acquisizione della consapevolezza da parte delle masse popolari di poter influire sulla determinazione dell'indirizzo politico. Il fatto che i sudditi della monarchia più antica, più affermata e più prestigiosa d'Europa fossero riusciti a riscrivere la storia fu un fenomeno che ebbe una risonanza vastissima in tutto il mondo. La rivoluzione francese ha saputo imprimere al processo di modernizzazione del mondo occidentale un marchio indelebile. Considerando gli sconvolgimenti provocati dalla rivoluzione francese, viene da chiedersi se sia giusto che in nome del diritto all'autodeterminazione i popoli arrivino a sovvertire completamente l'ordine costituito. Fino a che punto si può giustificare la violenza come prezzo da pagare per avere una società migliore? È un interrogativo ancora molto attuale. Con le loro audaci riforme, Robespierre e i suoi colleghi catapultavano la Francia verso il futuro. Ma mai avrebbero potuto prevedere la perenne attualità della loro rivoluzione.
A più di 200 anni da quei giorni, l'ombra di Robespierre aleggia sui moti rivoluzionari di ogni dove. Dalla Russia al Vietnam, dalla Cina all'America Latina, l'esperimento francese con la democrazia ha ispirato modelli in tutto il mondo. Ovunque la dittatura soffochi i diritti dell'uomo, il grido di battaglia sarà sempre libertà, uguaglianza, fraternità.